Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo dell'esagono regolare, lo disegneremo e in particolare calcoleremo l'area in maniera empirica e poi con la formula. Un esagono regolare è praticamente composto da sei triangoli. Lo possiamo vedere facilmente se noi scegliamo all'interno del pannello poligono poligono regolare. E facciamo ad esempio un lato da 8 per nostra comodità, per avere il vertice al centro. Quindi clicchiamo da 8 e arriviamo per esempio fino a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, questo qua. Poi vedete che GeoGebra ci chiede quanti vertici. Stiamo creando un triangolo equilatero regolare, scriviamo tre vertici. Se noi con la rotellina del mouse zoomiamo un po' indietro per dare un pochino più di spazio e poi ci spostiamo così, noi possiamo vedere, ad esempio, che essendo l'area del triangolo base per altezza diviso 2, praticamente è sufficiente moltiplicare l'area del triangolo per 6 ed avere l'area dell'esagono. Allora, costruiamo immediatamente, ad esempio, diamo al segmento F, andiamo in proprietà. Gli diamo il nome base per poter fare le formule correttamente. Chiudiamo, facciamo tasto destro e facciamo mostra etichetta. Vedete, c'è scritto base. Allora, adesso in questo momento noi per poter costruire altezza, dato che il triangolo è equilatero isoscele, è sufficiente fare la perpendicolare, per esempio, dal vertice C verso il segmento base, oppure fare il punto medio di base e collegarlo con il vertice C. Dal menu dei punti scegliamo punto medio e clicchiamo il punto medio di base, clic, ed ecco che ci crea il punto di GeoGebra. Cioè, noi possiamo anche creare degli oggetti cliccando direttamente qui all'interno del pannello Algebra. Con adesso l'opzione segmento, noi colleghiamo C a D e questo segmento, che viene chiamato F, costituisce l'altezza del triangolo, costituirà poi l'apotema dell'esagono. Andiamo in tasto destro in F, proprietà, e chiamiamolo proprio altezza. Altezza, per poter utilizzare questi termini all'interno delle formule. Spostiamo. Qual è l'area del triangolo? È base per altezza diviso 2. Facciamola qui. Allora scriviamo AT, area del triangolo, uguale a base. Vedete che se lo facciamo in maiuscolo viene riconosciuto da GeoGebra e diventa in blu. Il per in GeoGebra è l'asterisco, non la x, perché la x appunto è l'incognita x. Altezza, la scriviamo in maiuscola e viene riconosciuto in blu, tutto ciò che non viene riconosciuto diventa grigio. Diviso, il diviso è la barra che sta nel numero 7 della tastiera del computer, 2. L'area del triangolo AT è uguale a base per altezza diviso 2. Facciamo invio ed ecco che l'area del triangolo costituisce 110,85. Adesso, per poter costruire un esagono, dato che abbiamo detto che l'esagono è una figura, in questo caso regolare, con sei lati, è sufficiente traslare il triangolo sei volte rispetto al punto C. Di quanti angoli? Dato che l'angolo giro è in pratica 360 gradi, 360 diviso 6 fa 60 gradi. Scegliamo nel pannello simmetria la voce rotazione e clicchiamo all'interno del triangolo. Quindi rotiamo questo triangolo rispetto, clic, a questo punto di quanti gradi? Di 60 gradi. Facciamo ok e vedete che stiamo iniziando a costruire il nostro esagono. Facciamo ancora una volta, clic nel triangolo, clic nel vertice e facciamo questa volta di 120 gradi. Clic nel triangolo, clic nel vertice, 180 gradi. Stiamo costruendo un esagono traslando 6 volte un triangolo. Clic nel triangolo, clic nel vertice centrale, ripetiamolo che non l'ha preso, facciamo rotazione, clic nel triangolo, clic un attimo, clic nel triangolo, clic nel vertice e gli diciamo 240 gradi. Avendo fatto questa traslazione per 6 volte, clic nel triangolo, clic, ogni tanto si perde l'opzione, rifacciamo clic nel triangolo, ripetiamo clic nel triangolo, clic nel vertice. Facendo questa rotazione per 6 volte, 300 gradi, ecco che viene costituito praticamente un esagono. Noi abbiamo detto se l'area del triangolo è base per altezza diviso 2, siccome l'esagono è costituito da 6 triangoli, è sufficiente moltiplicare l'area del triangolo per 6.
Oppure possiamo fare area esagono AE uguale base per, con l'asterisco, altezza diviso 2 con la barra per 6. E vedete che l'area dell'esagono è 665.11, ma siccome noi abbiamo fatto diviso 2 per 6, possiamo fare anche area dell'esagono, chiamiamola 2, uguale base maiuscola per con l'asterisco, altezza maiuscola, invece che fare diviso 2 per 6 facciamo per 3, sempre con l'asterisco, ed ecco che viene esattamente la stessa cifra. Noi abbiamo calcolato l'area di un triangolo, l'abbiamo moltiplicata per 6 e abbiamo ottenuto l'area di un esagono regolare, è la somma dell'area di 6 triangoli regolari. In realtà la formula corretta dell'area dell'esagono, chiamiamola 3, è il perimetro, praticamente il perimetro per l'altezza, cioè sarebbe l'apotema, diviso 2. Il perimetro dell'esagono, che cos'è? È semplicemente la base del triangolo moltiplicato 6, quindi facciamo base per 6, che sarebbe il perimetro dell'esagono, per altezza diviso 2, e viene esattamente lo stesso valore. Quindi il perimetro dell'esagono è costituito dalla moltiplicazione del perimetro dell'esagono per l'altezza diviso 2, oppure dalla moltiplicazione 6 volte dell'area del triangolo che la compone. Se vi interessa questo tipo di video, all'interno del canale Logistics Analytics, trovate il link sotto il video, c'è una playlist completamente dedicata a GeoGebra. La cliccate e vedete tutti gli altri video. Grazie a tutti per aver visto questo video, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.